L'area di competenza della dietistica è l'attività di corretta applicazione dell'alimentazione e della nutrizione in relazione ai bisogni dell'individuo. Il dietista è un operatore sanitario che può elaborare e attuare diete prescritte dal medico controllandone l'accettabilità da parte del paziente. Può anche occuparsi dell'igiene degli alimenti, dell'educazione alimentare, della ricerca scientifica e dell'insegnamento. Il dietista può prescrivere integratori, ma non farmaci e terapie dietetiche in persone affette da patologie, per queste ultime sarà necessaria la prescrizione da parte di un medico. Laddove si parli di educazione alimentare, il dietista ha piena autonomia. Il dietista ha quindi piena competenza in dietetica, conosce la composizione dei cibi e i migliori abbinamenti. Il corso di laurea in dietistica fa parte delle classi di laurea in professioni sanitarie, a durata triennale e può essere integrato successivamente con una laurea magistrale in scienze degli alimenti, master o corsi di specializzazione. Il dietista può esercitare la professione solo dopo aver conseguito l'abilitazione professionale con l'iscrizione all'albo dei dietisti. Quando non hai patologie mediche da diagnosticare o si è già in cura presso un medico, per patologie, è utile rivolgersi al dietista, per una valutazione complessiva della propria condizione clinica. Oppure nel caso di volontà del paziente di dimagrire, il dietista può consigliare tutte le regole per una perdita di peso corretta. La sintomatologia può essere legata alle conseguenze date da uno scorretto stile di vita alimentare e l'assenza di attività fisica che può portare all'aumento di peso, quindi al disagio personale che esso può portare. Stai cercando il dietista più vicino a te? Cerca sul sito www.doctorbox.it oppure su www.socialdoctor.it oppure su www.studiopronto24.it. Questa è un'idea di Uma Innovation. Se questo video lo hai trovato interessante, presto farò altri video. Iscriviti a questo canale e condividi. Questa è un'idea di Uma Innovation.